ricordi Don Chisciotte e Donna Fialdini? Caro mio Tiberio, sì. Dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo, e noi qui non vogliamo dare spazio a niente di cattivo, e da oggi ogni sabato, riallacciandoci all'esperienza dello scorso anno, vogliamo occuparci ancora una volta di giovani e musica. Abbiamo infatti invitato gli istituti musicali italiani a segnalarci cantanti, musicisti, formazioni vocali, formazioni strumentali, per dar via ad una sorta di torneo dove però, grazie all'ausilio del televoto, ci sarà un unico vincitore. Non c'è televisione senza televoto, però abbiamo fatto le cose in maniera seria. Abbiamo chiesto al direttore generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero della Pubblica Istruzione, dottor Bruno Civello, e al presidente della conferenza dei direttori dei conservatori, il maestro Bruno Carioti, di curare per noi questa selezione e organizzazione del torneo. Allora, il torneo comincia oggi con il conservatorio di Frosinone, rappresentato adeguatamente alla mia destra, e dal conservatorio di Teramo qui alla mia sinistra. E tu hai in quota i ragazzi del conservatorio di Frosinone, dai. Esatto, così. Allora, prima di tutto mi rivolgo a loro per chiedere a Fabrizio Bartolini, giusto? Giusto. Che brano avete scelto e perché? Abbiamo scelto dall'opera Il flauto magico di Mozart, l'aria d'opera La regina della notte. Ci farete fare bellissima figura. Speriamo. Senz'altro. Va bene. Allora, io direi che è il caso anche di conoscere i ragazzi del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo. Chi è il portavoce? Il tricolore, avete voluto fare un tricolore, però non vi siete accoppiati, cioè, vabbè, comunque. Vai Fabrizio. Sì, allora, noi siamo le Troasami, andremo ad eseguire una fantasia sul Trovatore di Giuseppe Verdi, trascritto per pianoforte a sei mani da Willem Pop. Bene così. Benissimo, allora ragazzi, raggiungete il centro del palco, è il momento infatti di ascoltare la vostra esibizione. Ricordiamo che il quartetto di Frosinone eseguirà Aria della Regina della Notte di Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
bravi, bravi gli amici del Conservatorio di Frosinone, queste atmosfere rarefatte per la prima puntata della nuova stagione di Uno Mattino in Famiglia. E adesso invece tocca agli amici del Conservatorio di Teramo, che vanno a prendere posizione e dovranno loro dar battaglia ai loro colleghi del Conservatorio di Frosinone. Allora, Conservatorio di Teramo esegue le Trois Amis, fantasia sul Trovatore di William Pope. Venite ragazzi! Bravi ragazzi! Adesso entriamo nel vivo della gara, prendete i vostri telefonini, è il momento infatti di aprire il televoto. Se volete votare per i ragazzi del quartetto di percussioni del Conservatorio di Frosinone, dovete chiamare da numero fisso il numero 894433 e poi digitare 1. Oppure potete anche inviare un sms al numero 478-4784 scrivendo 1. Però, se proprio vi punge vaghezza, sappiate che c'è anche il Conservatorio di Teramo che vi ha proposto, con un piano per tre, si vede che siamo in tempi di spending review, le Trois Amis, fantasia sul Trovatore di William Pope. Chiamate da telefono fisso il numero 89 44 33 e poi digitate 2, oppure inviate un sms al 478 478 4 digitando 2. Francesca. È tutto, no, per il momento. Via al... va detto proprio così ufficialmente? Sì. Allora aiutami. Concorso. Via al televoto. Noi ci vediamo più tardi ragazzi per scoprire quale sarà il concorso.
Senti, conservatorio vincente. L'hai mai lanciato il TG1? Oh mamma, no, la prima volta. E allora c'è sempre una prima volta, Francesca, vai. Faccio io? Vai. Linea al TG1. Okay. Sento bene?